L'idea del gruppo che cresce insieme è un'idea di un gruppo pieno di talento da subito, poi è chiaro uno ma forse si rende conto dopo, no? Che sì, questo talento non bisogna, cioè, perché siamo stati a Bari con il sindaco di un'università, questo forse magari qualcuno di voi l'ha visto, a Barletta e non a Bari, mi dispiace, io purtroppo non in quel periodo ero a Berlino per un'opera che stavo facendo lì e quindi ho perso di vista la tournée, quindi a Bari non siamo stati. Così pazza. Comunque, però insomma lo spettacolo ha un grande successo, quindi forse magari arriverà. No, lo dico perché, sempre a proposito di giovani, ho fatto questo spettacolo, il mio primo testo di Edoardo, e l'ho fatto con questo gruppo di San Giovanni a Teruccio, la periferia di Napoli, un gruppo di giovani appunto bravissimi, che sono capitanati da Francesco Di Leva, ma sono un gruppo, quindi diciamo sbaglio anche a dare un'indicazione leaderistica, perché sono tutti uno più bravo dell'altro, e che niente, fanno un grande lavoro nella periferia di Napoli, hanno occupato la palestra di una scuola abbandonata, e ne hanno fatto una sala teatrale completamente a loro spese, così hanno cominciato ad avere un rapporto col quartiere importante dal punto di vista sociale, ma soprattutto sono bravissimi, cioè sono grandi attori, e quindi quando mi hanno proposto di fare questo lavoro insieme, io che ancora ho detto lo stabilito Torino, ho detto sì, certo lo farò, quindi cominciamo che stabilito Torino, ho detto sì, ma noi però lo facciamo qui, lo proviamo qui in questa piccola sala da 100 posti in periferia di Napoli e debuttiamo qui, e vengano tutti quanti a vederlo qui. Cioè, battiamo un po' di muri a Napoli, non so qui come a Bari, ma a Napoli vi assicuro che tra il centro e la periferia ci sono dei muri che nemmeno il muro di Berlino, cioè i napoletani del centro non vanno a Gomorra nemmeno con le cannonate, oppure oggi ci si lancia da turistica, no? Come si vede in quel film dei Manetti. Senti una cosa, già in alcune, io ho avuto la fortuna di vedere alcuni degli spettacoli, c'era già tanto cinema lì, o sono io che essendo malato di cinema vedevo il cinema anche laddove, cioè, mi sembrava di riconoscere, di sentire delle rifrazioni precise. No, vedevi benissimo, perché per me il cinema è sempre stato appunto, se vogliamo, la matrice proprio originaria, insomma, infatti dicevo in quegli anni, infatti non a caso dicevo la Cineteca Altro, perché era un luogo dove era possibile proprio divorare cinema, e quindi però appunto quindi quando avevo questa possibilità di questo spazio libero, insomma, poter fare, quindi chiaramente era come se facessi un cinema senza macchina da presa, però lavoravo su immagini, insomma, quindi non soltanto su immagini proiettate, lavoravo con le proiezioni, perché era molto facile, mio papà aveva un proiettore per diapositive e un super 8, e quindi lo prendevo a casa, lo portavo a questo posto e poi lavoravo su queste diapositive, insomma, utilizzavo questa roba che avevo a casa, e quindi chiaramente nasceva un rapporto con le proiezioni, questa cosa poi si è molto sviluppata negli anni, quindi è diventata un linguaggio anche, questo un linguaggio che poi dopo oggi è estesissimo, insomma, quindi oggi diciamo le proiezioni sono, però allora dovete immaginare che erano anni in cui non è che c'erano le telecamere, non c'era niente, c'era tutto molto primordiale, però appunto molto vivo, e quindi c'era un lavoro sull'immagine sicuramente, sull'immagine proiettata sicuramente, però c'era anche un lavoro attraverso la musica e l'uso che facevo, diciamo, di queste colonne sonore spezzate, c'è un lavoro anche sul montaggio, cioè erano anche spettacoli concepiti con un senso di montaggio, cosa che grosso modo credo di essere riportato dietro, anche oggi se metto in scena Morte di Antonio Büttner, però è in qualche modo poi c'è un montaggio che è simile a quello di un... Quindi però, allora, quindi per tanti anni, in quei primi anni, gli anni del gruppo Falso Movimento, facevo un teatro dove cinema e teatro si contaminavano, cioè cinema sul palcoscenico. Poi, col tempo, questo non mi bastava più, perché avevo bisogno di strumenti per raccontare, per andare avanti, no? Avevo bisogno di cominciare un rapporto con il testo, con la parola, con gli attori, e
così via. Però piano piano si sono divaricate queste cose, ho cominciato a fare un teatro sempre più prosciugandolo, diciamo, da queste contaminazioni, quindi si è aperta la possibilità di fare un film. Quindi quando ho pensato alla storia di Renato Caccioccoli, di questo matematico napoletano che volevo raccontare, mi è venuto incontro come film e non come teatro.